Con l'aiuto della regia passiamo ad un altro collegamento per andare a vedere, potremmo anche chiamarla così, l'altra faccia della medaglia. A volte diventando adulti, quando non riusciamo a trovare attività che possano valorizzare il nostro percorso, la nostra esperienza, magari appunto perché forse soffriamo di solitudine, ci affidiamo alla pratica del gioco e del gioco d'azzardo per come possibile soluzione ai nostri problemi. Purtroppo, però, nella stragrande maggioranza dei casi non è così e questa ansia per il gioco diventa una malattia che si chiama appunto ludopatia. Ne vogliamo parlare con Calogero D'Alessandro, socio fondatore di Subtela Day, psicologo e psicoterapeuta che appunto si occupa della materia. Buongiorno, dottor D'Alessandro, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, mi sentite? Sì, forte e chiaro, sei in diretta e siamo veramente contenti di poter affrontare con te un tema così importante. Qual è la situazione oggi rispetto al tema della ludopatia in Italia? Allora, diciamo che l'incidenza epidemiologica della malattia, perché dobbiamo chiamarla com'è, fa paura. Si parla che l'Italia è un paese, è il primo paese dove si pratica il gioco d'azzardo. 17 miliardi di persone in Italia hanno giocato almeno una volta al gioco d'azzardo nel 2023. Dai 200.000 alle 250.000 persone già soffrono di questa patologia. Diciamo che la distribuzione geografica ha un incremento nel centro e nel sud Italia, dove in particolar modo in Sicilia abbiamo il 5% di persone che abitualmente giocano ogni giorno al gioco d'azzardo. Mi preme dire che c'è un dato che mi fa più paura, è quello all'interno delle famiglie siciliane. Il 5,4% del reddito annuo viene speso per il gioco d'azzardo. Ecco, questo nella giornata di venerdì scorso per l'inaugurazione si è evidenziata appunto l'importanza che ci ha di dare a questo fenomeno. Non si parla più di un gioco, di un vizio, ma si parla di una vera e propria patologia. Il giocatore d'azzardo è una persona che soffre. È una persona che si trova all'interno di un vortice dove giorno dopo giorno viene risucchiato da quella che è la patologia, che lo allontana dall'assolvimento di ogni compito, che sia lavorativo, che sia quotidiano, portandolo a uno stato di depressione, di solitudine, di dipendenza, dove l'unico e solo modo per essere felice in questa vita è la vincita del gioco d'azzardo. Vediamo che la situazione si aggrava. Data l'era in cui viviamo, cioè l'era della multimedialità, dove il gioco si incontra anche quando non si esce da casa, attraverso una rete internet, uno smartphone, due clic, il giocatore va e spende i suoi soldi. Ecco, questo giorno nel corso del nostro convegno si è stato evidenziato questo, è una vera e propria piaga sociale, dove distrugge l'individuo, ma non solo a livello intimo e personale, ma anche sociale, relazionale ed economico. Subtutela Day, la nostra cooperativa, nasce appunto per dare un sostegno a quello che è la sofferenza dell'individuo, alla famiglia che si sente travolta da questo fenomeno che purtroppo distrugge. E in particolar modo il centro di ascolto nasce appunto per dare un'esigenza, cioè per rispondere all'esigenza in maniera concreta di vicinanza verso il cittadino che soffre, insomma. Ed è veramente importante e meritevole quello che intendete fare con l'associazione, perché la regia ci proponeva alcune immagini di gioco d'azzardo tradizionale, le carte, la roulette, ma tante volte molte persone si abbandonano a qualcosa anche di molto più semplice, ecco le slot machine come stiamo vedendo, ma anche i gratta e vinci. Ora, ecco, il tutto va, non stiamo demonizzando il gioco in sé, ma stiamo assolutamente ponendo l'accento su un gioco che sia consapevole e proporzionato alle proprie possibilità. Proprio in questi giorni ANSA batteva la notizia di un'associazione di Brescia che
che ha realizzato un flash mob per sensibilizzare al tema del gioco quando diventa patologico, perché una persona nel Bresciano aveva conservato ben tagliandi di gratta e vinci non vincenti per un valore di quasi 400.000 euro. Insomma, pensiamo quante cose di bello e di buono avrebbe potuto fare il giocatore con quei risparmi, con quei soldi. E quindi ecco, quanto è importante il lavoro che state facendo per sensibilizzare al tema, quindi per fare un lavoro di prevenzione prima e al limite di perseguire quanti nel problema ci sono già. Come possiamo fare per entrare in contatto con voi, dottor D'Alessandro? Allora, noi abbiamo un numero attivo, un numero di telefono attivo tutti i giorni, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 19. Il numero è qui, c'è il volantino, che è 371 448 1643. Abbiamo anche un sito web che è www.subtuteladei, dove l'utente è libero appunto di navigare, ci sono tutte le informazioni sull'attività, su chi siamo. Adesso sono collegati anche i social come Facebook e Instagram. Il nome è Cooperativa Subtutela Dei. L'utente può contattarci anche tramite email, ovvero info@subtuteladei.it. Molto bene, quindi non sarà difficile trovarvi. Io nel frattempo ti ringrazio e vi ringrazio per il prezioso lavoro che state facendo e vi auguro Grazie per l'invito. un buon proseguimento di giornata. Grazie al dottor D'Alessandro. Molto bene, noi ci fermiamo ancora per qualche istante e poi ritorniamo di nuovo insieme.